è stata un'esperienza lunghissima, intensissima, molto faticosa, mi ha lasciato un sacco di bei ricordi. Fondamentalmente io mi sono sempre divertito, ho sempre presa con uno spirito di... è una cosa che non capita quasi a nessuno, sono privilegiato se non mi diverto qua su un po' imbecille, cioè stare lì a disperarsi, a farsi sangue amaro, ad arrabbiarsi eccessivamente non ha nessun senso, cioè, vivi l'emozione che ti dà e goditela per quanto possibile. Non ha... fasciarsi la testa non ha senso, disperarsi dopo non ha senso. Il risultato che ho avuto mi rende comunque soddisfatto, quindi io sono contento, non posso dirmi dispiaciuto. Il pressure è stato fatale, me lo aspettavo. È una cosa che metti in conto, non è tanto una cosa che aspetti. Cioè, in realtà un po' l'aspetti. Quando ti iscrivi sai che puoi uscire. Cioè, quando ti prendono, quando ti iscrivi speri di entrare, poi... niente, fa parte del gioco. Il mio piatto è piaciuto meno di quello degli altri e sono a casa. Ho dimenticato di fare le meglio. È andata così. Senti, cosa ne pensi della rosa di questi finalisti? Tu non hai mai, diciamo, non hai mai avuto peli sulla lingua nei confessionali, quindi spero. Esatto. Cioè, magari pensi che qualcuno, non so, cioè meritavi più di qualcuno di stare lì e soprattutto che tipo di finale ti aspetti? Su Gilberto vai libero, No, ma su Gilberto faccio una premessa. Allora, Gilberto, secondo me c'è una dispercezione su Gilberto. Gilberto è una delle creature più insopportabili che abbia mai conosciuto. Ma allora la mia percezione è giusta su questo. Però io l'ho dato, cioè proprio insopportabile. Però ho notato che tanti dicono che è crudele, cattivo, infame. Ok. No, non so se si può dire, vabbè. Però non è così, cioè lui non è cattivo. È solo insopportabile. I cattivi sono altri, sono davvero cattivi, e chi non se ne accorge, attenzione, perché nella vita è piena di gente così. Cioè, se lui fosse cattivo o infame non farebbe quello che fa, perché sarebbe controproducente per lui. Detto questo, è che voglio andarci a cena, è insopportabile, ma quello è il giudizio personale. Il mondo è pieno di insopportabili, faranno cena tra di loro, per loro sarò insopportabile io, cioè, chi se ne frega. Però che sia cattivo è sbagliato, è falso neanche per idea, questo è un fatto. Secondo me è una palissia chi è una brutta persona. Progetti per il futuro, tantissimi mi chiedono, vai per un ristorante, per un ristorante, mi scrivono, quando posso venire a mangiare nel tuo ristorante, oppure lavori già in un tuo ristorante? Quello che penso è che oggi aprire un ristorante in Italia sia un rischio enorme, per un miliardo di ragioni sociali, politiche, economiche, e quello che penso è che non è che fai Masterchef e tu esca per primo o tu vinca, non cambia niente, non sai fare poco. Magari sai fare qualche piatto. E gestire un ristorante è un'attività di impresa dove la cucina conta, è importante, ma è una piccola percentuale. Qui si mettono in mezzo dei fattori che sono di finanza, cioè monetari, di saper gestire delle risorse umane, di avere una visione pianificativa a breve, lungo e medio raggio, perché se no non se ne esce. Io non so assolutamente come si possa preparare la linea del ristorante, non so come si possa gestire i rapporti con i fornitori, non so come si possa conservare il cibo, non so come... So, dato il lavoro che faccio, che facevo, però adesso quanto costano le risorse umane, quello è già una cosa che ti fa dire non voglio mai avere un ristorante. Penso che mi dedicherò in qualche modo al mondo gastronomico, che non vuol dire per forza avere un ristorante. Io penso si possa dare da bere e mangiare alle persone senza avere per forza un ristorante e renderle felici, forse anche più felici. Tante volte nei ristoranti che io adoro e che frequento, molto altolocati, sono posti per definizione riservati a nicchie di persone che spesso sono persone insopportabili. Non so se ho voglia di avere a che fare con quelle persone tutto il tempo, magari più Gilberto, ecco. Senti, io ho due domande. Una è su Alessandro, perché
Vedendo, diciamo, da spettatrice, forse quello che non ti aspettavi di vedere in finale, diciamo, e volevo capire se nella masterclass la percezione era più o meno la stessa, e poi un'altra sul tuo rapporto con Giuseppe, diciamo, perché da casa era super comico, ma immagino che tu un paio di volte l'abbia voluto, insomma, sopprimere da quello che vedevamo. Quello che fate il comico. Allora, Alessandro in finale. Vabbè, è l'eccezione che conferma la regola. Okay. Fini della spettacolarità in sé è una cosa fantastica. Il mio rapporto con lui è più che positivo, cioè Alessandro è un amico. Dei quattro che sono rimasti è quello che reputo un amico, quello con cui andrei fuori cena. No, anche con gli altri andrei fuori cena, ci siamo anche andati, non è quello, però è quello che con cui vado più d'accordo, che sento anche più vicino a me, anche in termini di età. Siamo quasi coetanei. E con Giuseppe è il suo bravo. Giuseppe è caricaturale nella vita in sé, figuriamoci frutto di un contesto di reality e a seguito di un montaggio, è veramente meraviglioso. I nostri siparietti comici, sì, fa morire da ridere, cioè, facciamo morire da ridere. Cosa devo dire? Siamo amici, Giuseppe, siamo molto amici. Avrei voluto ucciderlo, sì, ma non solo lui. Non è lì che uccide, vuoi uccidere tanti, vuoi anche buttarti da un pozzo te, vuoi uccidere anche chi viene lì a partire palle, fai quello, cazzo, è difficile fare quella roba lì. E quindi, no, il rapporto con Giuseppe è positivo, non c'è assolutamente né odio né rancore. È emerso un po' di il mio lato competitivo è un po' cinico e spartano durante la prova con i critici, perché era una prova che sentivo più importante dell'altra, di cui tenevo particolarmente, che mi è rimasto un po' l'amaro in bocca, non tanto per la collaborazione con Giuseppe, non mi è piaciuto tanto uscire per primo con quel tipo di preparazione, secondo me dovevo uscire per secondo. E quello mi ha portato nervoso e mi ha portato anche a sgridare Giuseppe più del necessario, anche che però capita che se non gli gridi dietro lui si perde a fare cose, tipo selezionare un piatto. Vabbè, quello è stato molto divertente.